Questa è una delle moto più desiderate dai sedicenni. È la nuova Mito 125 della Cagiva. Appartiene al filone delle moto nude, senza carenatura, ma con i contenuti più racing. Telaio d'alluminio, forcellone a banana, serbatoio e codone da gran premio, radiatore concavo, cerchi a tre razze, pneumatici radiali, grande disco a lavatreno. La Mito affianca la C12, la freccia, carenata, tuttora in produzione, e costa 5 milioni e 490.000 lire, chiave in mano. È la prima volta che una Cagiva 125 adotta il telaio d'alluminio, bellissimo, ispirato alle corse, e per l'occasione tutta la ciclistica è inedita. Il forcellone è sagomato così per far passare più rettilineo il tubo di scarico. Completamente rivista la sospensione progressiva con ammortizzatore regolabile e molto inclinato. La forcella è di tipo tradizionale ma d'alta qualità e regolabile nel precarico delle molle. I cerchi sono da 17 pollici e il disco anteriore frenato da una pinza a 4 pistoncini misura addirittura 320 mm di diametro. Peso secco 117,5 kg. Posizione in sella decisamente sportiva e pedane molto rialzate per poter inclinare in curva a piacere. La migliore qualità della nuova Mito è la guida. Intanto inserimenti in curva fulminei e precisissimi e poi l'appoggio. Davanti un pneumatico radiale 110/70 e dietro addirittura 150/60, la gomma più larga mai vista su una 125. E poi la frenata, la stabilità, la nuova Mito è davvero mitica. Il motore non presenta grosse novità rispetto a quello della C12, mantiene le stesse caratteristiche di potenza e di affidabilità, però differenti sono la cassetta del filtro, più voluminosa, e poi lo scarico, che rettilineo com'è, garantisce una migliore erogazione ai bassi regimi. Poi naturalmente il radiatore concavo, che è anche più grande, come più grandi sono i coperchi del carter. Vi ricordo che il motore Cagiva è un due tempi, monocilindrico raffreddato a liquido, l'ammissione lamellare, il carburatore da 28, la lubrificazione separata, l'accensione elettronica e l'avviamento elettrico. E poi c'è il cambio, naturalmente 7 marce, l'unica 125 sul mercato ad averlo. Tutta la costruzione della moto è stata razionalizzata, tempi più brevi per la produzione, e così nonostante tante preziosità tecniche, il prezzo finale risulta contenuto. La Mito mi piace perché è tecnologica, perché va forte, va bene, e poi perché trovo abbia una straordinaria personalità. Dietro potete leggerci il talento di Randy Mamola, il mito vivente della Cagiva, oppure il fascino del Made in Italy, il rosso della Ferrari. Mi raccomando, usatela sempre col casco in testa, ben allacciato, le luci anabbaglianti, accese anche di giorno, e prudenza, sempre.